Allora, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Eccoci, cari fedeli, siamo qui riuniti oggi. Io sono Dollino, vengo da Ascoli, qui c'è il Padre Santino che viene dal Santuario di San Gabriele, Don Marco gentilmente ci ha accolti per celebrare questi sacramenti in questa quarta domenica di Pasqua, che è la domenica del Buon Pastore. E allora Fabio e Patrizia uniscono la loro vita nel nome di Gesù e affidano al Signore anche con il battesimo il loro figlio Francesco. E poi abbiamo qui un altro bambino, Dante. Ecco, anche lui verrà battezzato durante questa celebrazione. Allora, un saluto a tutti voi che siete qui, ai ragazzi del coro, ai chierichetti e a tutti voi di Martinsicuro in questa parrocchia dedicata a Santa Teresa di Calcutta. Ci affidiamo al Signore perché ci apre il cuore, la mente, alle scritture, alla sua parola, alla parola di Dio, perché il Signore, quando ci ritroviamo, c'è sempre da dirci qualcosa, sempre molto importante. Allora vogliamo metterci in questo ascolto e, per essere degni anche di celebrare questa bella festa insieme, riconosciamoci peccatori e imploriamo il perdono del Signore. Signore, nostra pace, Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, nostra Pasqua, Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Alleluia, al Signore che regna sia lode. Amen. Io sono il buon pastore, dice il Signore.
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te. In quel tempo Gesù disse: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli strani. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io invece sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Gloria a Dio. Come abbiamo detto all'inizio della messa, sono tante le situazioni, sono tanti gli eventi di questa quarta domenica di Pasqua che ci hanno portato qui, in questa chiesa, dove ci siamo trovati e dove stiamo vivendo questo momento di comunione, con la certezza che Gesù risorto è vivo ed è presente in mezzo a noi. E allora una prima parola di riflessione volevo farla in riferimento alla parola di Dio. Il Vangelo di oggi non racconta più le apparizioni di Gesù come nelle precedenti domeniche, ma Gesù ci dice qual è il suo rapporto con il Padre e qual è il suo rapporto con noi e qual è il nostro rapporto con Lui. Allora, chi è Gesù per noi? Ci sono tante risposte che ci vengono proprio dalla parola di Dio. Oggi la parola di Dio ci dice che Gesù per noi è un pastore. Un buon pastore, un pastore buono, un pastore fedele, un pastore che è capace anche di dare la vita per le sue pecore. Ma Gesù ha fatto tutto questo perché è morto in croce ed è risorto e ha pagato con il suo sangue la nostra salvezza. Ha pagato con il suo sangue il fatto che oggi noi possiamo qui celebrare il sacramento del battesimo e di questi due bambini, il vostro matrimonio. Allora ci mettiamo veramente in questo atteggiamento di dirgli grazie, Signore, grazie che per noi sei un punto di riferimento. Ed è importante che proprio nella vita che stiamo conducendo oggi, proprio in queste situazioni anche di grande incertezza, no? Non solo economica, ma anche situazioni sociali, no? di ogni tipo, difficoltà,
Ma c'è un punto dove possiamo tutti quanti far riferimento, dove possiamo tutti quanti guardare? Ecco, Gesù dice: guardate me, che sono il vostro pastore. E l'esperienza, qui siamo in Abruzzo, nel paese anche dove almeno fino a pochi anni fa c'erano tante pecore e c'erano tanti pastori, ed era così, anche io da ragazzo ho visto da vicino queste situazioni e vedevo questo atteggiamento e questo rapporto veramente personale che c'era tra il pastore, no, e le sue pecore, e le riconosceva e le chiamava per nome e le curava e queste lo guardavano e lo seguivano. C'era un rapporto veramente speciale che a volte uno non fa caso, ma era così. Ecco, Gesù dice: io sono così per voi, io vado avanti, voi venitemi dietro, camminate nella mia via, nella mia strada, no? Allora, quando ci troviamo nelle incertezze, quando non sappiamo dove andare, allora ecco il riferimento al Signore, alla sua parola, al suo Vangelo, quello che lui ci dice. Ed è bello, no, che la comunità si ritrova proprio guardando a Gesù. Qui ci sono i simboli anche, no? C'è il crocifisso, c'è il cielo pasquale che è proprio il simbolo della morte e della risurrezione di Gesù, della vita nuova in lui. Ecco, noi qui siamo tutti stati battezzati, no? Eccetto questi due bambini che tra poco saranno anche battezzati. Quindi siamo entrati a far parte di questa famiglia, che è la famiglia dei figli di Dio. Bisognerebbe che ogni tanto ce lo ricordiamo questo e diciamo: grazie Signore che ci hai dato questa possibilità, forse senza neanche merito nostro, merito dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri antenati che hanno scelto di essere fedeli al Signore e ci hanno insegnato questa strada. E noi siamo qui oggi proprio in questo atteggiamento di guardare a Gesù e di dire: Signore, noi veniamo dietro di te, noi siamo veramente tuoi discepoli, vogliamo essere tuoi discepoli. E poi certamente, ecco, una parola la dico a Fabio e a Patrizia, perché questo momento sancisce proprio la consacrazione del vostro amore, un amore già che dura di diversi anni, che oggi però, ecco, trova il momento più alto nell'affidarlo al Signore. L'essere dono l'uno per l'altro a volte non basta se davanti non c'è una motivazione sublime, che è quella di fedeltà a Gesù Cristo. Se si è fedele a Gesù Cristo, si è fedele anche tra voi. Se non si è fedele a Gesù Cristo, diventa più difficile vivere questa fedeltà, questa indissolubilità, questa unità della vostra famiglia. Allora, proprio in questa domenica del Buon Pastore, la consacrazione del vostro amore a Gesù è veramente una cosa bella da sottolineare. Ricordatevelo, questo impegno che voi prendete, non solo qui davanti ai testimoni, davanti a Padre Santino, o a Don Marco, il vostro parroco, o a me, noi siamo parenti, no, vostri, quindi siamo vicini anche affettivamente, ma davanti a tutta la comunità, questo impegno di vivere fedelmente il vostro amore reciproco nel nome di Gesù. E oggi vedete questi fiori qua che sono belli, ma fra 3-4 giorni questi finiscono. Allora, quindi non solo oggi deve essere bello il vostro amore, ma deve durare, deve mettere le radici, e le radici sono nella vita spirituale, nella fedeltà al Signore. E poi il battesimo, abbiamo già detto che il battesimo è la porta. Gesù dice: io sono la porta, chi passa attraverso di me entra nella salvezza, entra in questa famiglia dei figli di Dio. I ladri non passano per la porta, passano per le finestre, dal tetto, da altre parti, no? Anche dalla porta scardinano, no? Ma in ogni caso Gesù dice: passate attraverso di me, passate attraverso la via. Io sono la porta, e il battesimo è la porta
della vita cristiana. Oggi Francesco e Dante entrano attraverso questa porta che li introduce in questa famiglia dei figli di Dio. Quindi noi siamo qui per testimoniare anche il frutto dell'amore di un papà, di una mamma, di un altro papà, di un'altra mamma, proprio in questo senso, nel senso vero di una famiglia che è riunita nel nome del Signore. E allora, se siete tutti d'accordo, adesso Padre Santino, tu devi dire anche due parole, mi hai detto, no? Dopo? Ecco. Allora, celebriamo allora prima il sacramento del matrimonio. Voi potete anche rimanere seduti, gli sposi e i testimoni si alzino in piedi. Carissimi Fabio e Patrizia, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Fabio e Patrizia, siete venuti insieme a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio il vostro consenso. Io Fabio accolgo te Patrizia come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Patrizia accolgo te Fabio come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Adesso benediciamo gli anelli. Vuoi benedire tu, Padre Santino? Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di fedeltà. Patrizia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fabio, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, adesso possiamo esprimere la festa di questi due sposi in Gesù Cristo risorto con un applauso.
adesso celebriamo il battesimo, allora anche l'altro bambino viene qui con il padrino e la madrina. Ti sposto qua. Padrino e la madrina, voi dove siete? Sì. Accogliamo questi bambini. Cari genitori, che nome date ai vostri bambini? Francesco e Dante. E per Francesco e Dante cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Battesimo. Cari genitori, chiedete il battesimo per i vostri figli, vi impegnate a educarli nella fede, perché osservante dei comandamenti impariano ad amare Dio e prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Cari Francesco e Dante, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie, in suo nome vi segno con il segno della croce, e dopo di me anche voi genitori e padrini farete sulla fronte di Francesco e Dante il segno di Cristo Salvatore. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo, nostro Signore, per questi bambini chiamati alla grazia del battesimo, per i loro genitori, per i padrini e le madrine e per tutti i battezzati. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventino fedeli discepoli e testimoni del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Ascolta. Perché da te guidati camminino in santità di vita e giungono alla vita eterna, noi ti preghiamo. Ascolta. Perché i loro genitori, i padrini e le madrine, diano ad essi con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore le loro famiglie, noi ti preghiamo. Ascolta. Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo. Ascolta. Invochiamo adesso i santi, perché la nostra famiglia è allargata anche al cielo e a tutte anche le anime dei nostri cari che ci hanno preceduto. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santa Teresa di Calcutta, San Francesco, santi tutti di Dio. E adesso abbiamo il primo segno prebattesimale, che è l'unzione sul petto di questi bambini. Si chiede a Gesù di proteggerli dal male, e il male spirituale, il peccato, e anche il male fisico. Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo schiavo del peccato la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questi bambini che fra le seduzioni del mondo dovranno lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberali dal potere delle tenebre, rendili forti con la grazia di Cristo e proteggili sempre nel cammino della vita, per Cristo nostro Signore. Vi ungo con l'olio segno di salvezza,
vi fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, adesso prepariamo l'acqua con la quale poi battezzeremo questi bambini. Allora, rispondiamo: gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, o Signore. Adesso diciamo: ti preghiamo, Signore. Vieni con la tua potenza, o Padre, e santifica quest'acqua perché in essa gli uomini lavati dal peccato rinascano alla vita nuova di figli. Ti preghiamo. Santifica quest'acqua perché i battezzati nella morte e risurrezione di Cristo siano conformi all'immagine del tuo Figlio. Santifica quest'acqua perché i tuoi eletti rigenerati dallo Spirito Santo entrino a far parte del tuo popolo. Ti preghiamo. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questi bambini che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbiano la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Adesso ci alziamo in piedi tutti, perché io devo interrogare questi bambini. Devono fare le promesse, no? Allora, sono ancora piccoli, allora li fate voi genitori, padrina e la madrina, forse anche l'occasione perché tutti noi possiamo rinnovare le nostre promesse, le promesse del nostro battesimo. Cari genitori, padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova e rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, memore delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale i vostri figli vengono battezzati. Allora, alle prime tre domande rispondete rinuncio, e poi alle successive tre, credo. Rinunciate a Satana, rinuncio, e a tutte le sue opere, rinuncio, e a tutte le sue seduzioni, rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre, credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi e la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Dante si va a preparare in sacrestia. E nel frattempo Francesco viene battezzato. Allora, volete dunque che Francesco riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì. Sì, lo voglio. Francesco, io ti battezzo
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Aspettiamo Dante che farà il battesimo per immersione. Dante, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dopo aver ricevuto il battesimo, i due bambini vengono unti con il crisma, l'olio dei consacrati, che indica da questo momento in poi l'appartenenza al Signore. Sono figli di Dio e il segno del crisma li consacra per sempre come tali. Per cui per tutta l'eternità Francesco e Dante saranno figli di Dio. Il crisma farà diventare Francesco e Dante cristiani nelle tre dimensioni fondamentali del cristianesimo, che è per tutti: sacerdoti, re e profeti. Sacerdoti non nel senso
del sacramento dell'ordine, ma nel senso che ognuno è chiamato a celebrare di se stesso un'unica messa nella vita, quella di offrirsi a Dio sull'altare della nostra storia per il bene di tutti, sacerdote di se stessi attraverso Cristo, chiamati ad essere re nel cristianesimo, la carità al servizio. Il più grande è quello che è più in basso, il più importante di tutti, quello che è il servizio di tutti. Francesco e Dante saranno chiamati ad essere al servizio di tutti, re in Cristo. E Cristo c'è una corona fatta non di oro prezioso e di gemme, ma una corona di spine. E infine profeti, perché nel mondo che dice tante cattiverie, bugie, menzogne e cose del genere, loro potranno e dovranno portare la parola di Dio, il messaggio, la buona notizia che Dio ci ama, che ha sconfitto il male in ogni sua forma e che Dio è per noi. Thank you.
Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ha liberato dal peccato, vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo popolo. Egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate sempre membra del suo corpo per la vita eterna. Amen. E adesso consegniamo i due simboli del battesimo, la veste bianca che rappresenta la vita nuova, senza più la macchia del peccato originale, e l'augurio è che la conservino per sempre nella loro vita. E poi la candela che magari voi il padrino o il papà accendono al papà al ciro pasquale. Francesco e Dante, siete diventati nuova creatura e vi siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna. Amen. Adesso ricevete la luce di Cristo. Accendete la candela. Ecco, la candela la tenete. Questa è la fede, è sempre fragile. La tenete insieme anche la mamma, il padrino e la madrina. A voi genitori e a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini illuminati da Cristo vivano sempre come figli della luce e perseverando nella fede vadano incontro a Cristo che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Ecco, la spegnete e la conservate. E adesso l'augurio. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede all'ode e gloria di Dio Padre. Amen. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede all'ode e gloria di Dio Padre. Amen. Alleluia. Abbiamo celebrato anche il battesimo, continua la Santa Messa, ecco, ci rimettiamo in ascolto, ecco, è un atteggiamento della preghiera, soprattutto per questi bambini.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli, Francesco e Dante, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Va, che tu che li hai inseriti come membra vive nel corpo di Cristo, scrivi i loro nomi nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con Santa Teresa di Calcutta, San Gabriele e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come fratelli riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, rivolgiamoci al Padre con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno della pace. La pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Parola di Dio sarà.
Un attimo soltanto, non vi preoccupate perché finisco subito, perché già è tardi. Però non può mancare un saluto e un abbraccio, un bacio, no? A Patrizia, a Fabio. Ho tanto desiderato questo giorno e voi lo sapete. Sono felice. Uno dei più bei giorni della mia vita, dopo il mio sacerdozio, quindi ve lo comunico con grande gioia. E vi porto a tutti il saluto di San Gabriele. Vengo dal santuario, oggi ho lasciato tanta gente che arrivava, però non potevo mancare in questa circostanza, però vi porto il suo saluto e la sua benedizione. Quando venite al santuario mi farebbe piacere rivedervi uno per uno. Il mio confessionale comunque è il numero 23, vi aspetto sempre. È piccolino, c'ho la manica larga, non vi preoccupate, assolvo tutti. Vi auguro una bellissima giornata, davvero, guardate, vi porto nel cuore di San Gabriele e vi ripongo nel suo cuore, proprio perché vi benedica e protegga le vostre famiglie, ma soprattutto benedica questi cari sposi e questi cari bambini che offriamo alla Madonna oggi che stiamo nel mese di maggio perché li metta tutto sotto la sua protezione. Auguri a tutti. La nostra comunità ringrazia Dio per il dono che ci ha fatto oggi della celebrazione del sacramento delle nozze. E noi ci stringiamo a voi, ci stringiamo a Francesco, ci stringiamo a Dante, recitando questa preghiera, lo faccio io a nome della comunità, poi ve la daremo per ringraziare il Signore di quello che ha fatto oggi. O Dio, Padre buono, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per il dono di Dante e di Francesco, che prima di essere nostri sono figli tuoi. Grazie per averceli affidati, grazie per il dono del Santo Battesimo, per mezzo del quale tu rendi questi figli tempi vivi dello Spirito Santo. Ti ringraziamo perché con l'acqua battesimale tu li hai fatti risorgere con Cristo. Grazie perché ora le loro anime risplendono della tua grazia e attraverso i loro occhi innocenti anche i genitori, noi genitori, possiamo godere della tua infinita tenerezza. Vogliamo rinnovare anche noi le nostre promesse battesimali impegnandoci a vivere nella santità dei figli di Dio. Conserva in loro e in noi la fede, la speranza e la carità. E concedi a tutti noi di essere fedeli alla tua parola per tutta la vita. Amen. Preghiamo. Custodisci benigno Dio nostro Padre il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima della benedizione, allora vogliamo ringraziarvi tutti di questa celebrazione, in particolare Don Marco, perché questo momento vissuto insieme veramente ci faccia crescere nella comunione con Dio e anche tra di noi. Non abbiamo fatto molto tardi, ancora non è mezzogiorno, quindi possiamo. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica voi mamme qui presenti. E come ora siete riconoscenti per il dono della maternità, così con i vostri figli vivete sempre in rendimento di grazie, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Dio onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica voi papà di questi bambini, insieme con le vostre spose, siate per i figli i primi testimoni della fede, con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica tutti voi perché sempre e in ogni luogo siate membra vive del suo popolo in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. E doni a tutti voi la sua pace, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E buona festa e buona domenica a tutti. Facciamo una foto, va. Grazie.